Sì, lo usiamo insieme con la mia ragazza. Ok, e password condivise? Sì, usiamo password condivise, ma appunto siamo giusto due account, quella di tre al massimo. E se aumentasse il prezzo senza questa pubblicità? Non lo so se continuerei a utilizzarlo, dato che comunque ci sono altre piattaforme di streaming che non prevedono dei costi così elevati come quelli eventuali di Netflix. Diciamo che quello è l'unico punto di forza di Netflix, cioè il contenuto, che è sicuramente diverso, soprattutto per quanto riguarda le serie. Per quanto riguarda i film non c'è molta competizione. Però per quanto riguarda le serie, sì, è su uno scalino più alto. L'ho tolto per l'offerta qualitativa, nel senso che c'era una grossa quantità di film, però a livello qualitativo non mi soddisfacevano, diciamo questo. Il fatto è proprio questo, che io comunque già ho deciso di non iscrivere, di continuare l'iscrizione già prima, diciamo, quindi adesso se ci dovesse essere una variazione la mediale resterebbe sempre quella, è sempre la questione qualitativa che vado a cercare alla fine, più che della quantità di offerta, diciamo, quello mi disturba poco, diciamo. Non sono moltissimo informato, però se non sbaglio ho sentito che dovrebbero introdurre la pubblicità. Ovviamente potrebbe essere di disturbare, però ci sarà la possibilità di avere diversi tipi di account, immagino. Pensi di confermare anche pagando un po' di più? Penso di sì, anche se dovrò poi confrontarmi con gli amici. Sì, allora lo uso da ormai parecchio, saranno 6-7 anni, sì, può essere, e niente, lo condivido con, abbiamo l'account da 4, lo condivido con altre 5 persone. E se aumentassero i costi, se aumentassero la pubblicità, continuereste a seguirlo? La pubblicità sinceramente mi sono disabituato proprio. Però è il principale servizio di streaming che uso, quindi sinceramente penso che continuerei a usarlo lo stesso. Ecco. Sì, lo uso, però occasionalmente, non spesso. Niente, sono una passione egoista, ce l'ho solo per me. Quindi non lo condividi con nessuno? Non lo condivido con nessuno. E se Netflix aumentasse i prezzi? No, lo mollo. Cioè, sto già pensando di chiudere l'account. E perché? La scelta è scarsa e poco di qualità.